Allora, ci siamo, eccoci. Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Virtual Studium, il progetto di divulgazione interdisciplinare online coordinato, promosso dalla sezione attività culturali Usena Campus in collaborazione con Uredio e Ciclomaggio. Siamo qui oggi in presenza del professor Simone Borghesi. Il titolo di oggi è Politica climatica europea e mercati delle emissioni al tempo del Covid. Inizio, professore, ringraziandola per essere qui con noi Grazie oggi a voi. pomeriggio. Grazie mille. Parto dalla prima domanda. È un titolo, insomma, abbastanza complesso. Ce ne vuole parlare? Vuole introdurre questo argomento? Certamente, grazie Maria Laura. Intanto grazie dell'invito, è un piacere essere insieme anche se a distanza. Dunque, il titolo fa riferimento a un argomento che forse non è noto al grande pubblico, no? Quello dei mercati delle emissioni. Parto da un principio molto semplice. Il principio fondamentale dell'economia ambientale, delle politiche ambientali, è che chi inquina paga. È un po' come, se vuoi, chi rompe paga, no? Chi inquina deve pagare per i danni, noi economisti le chiamiamo esternalità negative, che causa a tutta la collettività. Ora, come facciamo a costringere chi inquina a pagare per questi danni? Un modo sono ovviamente le tasse ambientali in proporzione ad esempio alla quantità di emissioni inquinanti. Un altro modo è costringere chi inquina a comprare dei permessi di inquinamento. Alla fine della fiera il risultato è lo stesso, perché chi inquina deve pagare, in questo caso comprare dei permessi per svolgere delle attività inquinanti. Però i permessi negoziabili, quindi i mercati delle emissioni di CO2, in particolare dell'anidride carbonica, hanno questo vantaggio che se un'impresa adotta una tecnologia pulita, può vendere quei permessi e a quel punto anche guadagnarci. Quindi c'è un premio per chi si dota di una tecnologia non inquinante. Quindi, in un certo senso, con questo meccanismo c'è un duplice vantaggio. Da una parte, non voglio inquinare per non dover comprare i permessi negoziabili, e dall'altra, non voglio inquinare perché vendendoli ci posso guadagnare. Io abbiamo in un certo senso oggi chiesto al professore di parlare di questo argomento. Innanzitutto perché il professore è appunto professore ordinario di Environmental Economics presso il Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, ma soprattutto perché il professore è presidente uscente dell'Associazione Italiana Economisti Ambientali e delle Risorse, co-direttore di R4S. È direttore del centro di ricerca sul clima dell'Istituto Universitario Europeo. Quindi, professore, qual è stato o qual è l'impatto della pandemia, del Covid, di tutta questa emergenza che stiamo ancora vivendo e che forse vivremo praticamente fino a metà maggio, più o meno? Qual è l'impatto, qual è stato e quale sarà l'impatto sui mercati delle emissioni e sulla politica climatica europea? Sì, come puoi immaginare, Maria Laura, l'impatto è forte perché lo è su tutta l'attività economica, no? Vediamo i dati preoccupanti sull'economia italiana, sull'economia mondiale, e quindi non può che essere un impatto molto forte su qualunque mercato, compreso quello delle emissioni di CO2. Senti, io da bravo economista senza le slides non posso stare. A Quindi, noi servono anche per capire. se non ti dispiace, provo a Certo. proiettare due grafici per vedere di chiarire con alcuni dati quello che sta succedendo. Certo. Allora, ci Nel provo. frattempo che il professore ci mostra le slide, io ricordo al pubblico da casa che prima di tutto le vecchie live di Virtual Studium possono essere viste sul canale YouTube dell'università. E che se avete commenti, avete la sezione dei commenti qui sotto che poi verranno riportati in sovraimpressione. Maria Laura, riesci a vedere le mie slide? No, no, purtroppo no. Porca. Allora, aspetta un attimo solo, vediamo. Certo.
Vediamo come posso fare. Metto in condivisione lo schermo e se non ci riusciamo te lo racconto a voce, va bene lo stesso. Va bene. Allora, forse ci siamo. Riesci a vederle adesso? Io purtroppo non le vedo, chiedo al pubblico da casa se riesce a vedere, se ci dà feedback, perché io non riesco purtroppo. Ok, facciamo anche senza, se no, eh. Eccoci. Ce l'hai? Perfetto, Sì, io le vedo e le vedono anche da casa, a quanto pare. ottimo. Eccoci. Allora, niente, volevo farti vedere alcuni dati recenti proprio relativi alle emissioni, al prezzo delle emissioni di anidride carbonica sul mercato europeo. Il grafico che ti sto mostrando fa vedere l'andamento del prezzo dal 2008 circa, quindi dalla crisi finanziaria, dalla crisi precedente, la crisi finanziaria, fino ad oggi. Come vedi, essendo uno strumento finanziario, ovviamente anche questi mercati sono soggetti a delle ampie fluttuazioni, ma le fluttuazioni ci dicono delle cose molto precise ed interessanti. Infatti, il prezzo è sceso, se non crollato, con la prima crisi, quella del 2008, perché c'è stato un forte rallentamento della produzione. Ovviamente, se si riduce la produzione, si riducono anche le emissioni inquinanti, quindi le imprese non hanno più bisogno di comprare permessi per operare. Quindi, riducendosi la domanda, si riduce il prezzo. E questo si vede molto chiaramente in questo grafico. Dopodiché i prezzi però si sono mantenuti bassi, addirittura sono scesi fino sotto i 5 euro a tonnellata di CO2 nel periodo all'incirca nel 2013, no? Ora, se il prezzo è così basso, ovviamente le imprese non hanno un incentivo a investire in tecnologie pulite, perché comprare i permessi è molto meno costoso che fare un investimento che richiede magari qualche anno per diventare remunerativo. E il prezzo era decisamente molto troppo basso, motivo per cui la Commissione europea è intervenuta ed è qua che la riforma ha portato alla ripresa dei prezzi. Questa ripresa te la faccio vedere con la prossima slide, cioè focalizzandosi sull'ultimo periodo. Vedi che questa va dal 2017 al 2019, da un prezzo che era sotto i 5 euro, addirittura se ricordo bene era scesa a poco più di 3 euro. È ripreso a salire addirittura prima che entrasse in vigore la riforma, perché la gente si aspettava che la riforma fosse più diciamo stringente, ed ha raggiunto i 25 euro a tonnellata di CO2, quindi da 5 a 25 un bel salto. Dopodiché, però, che succede in questi mesi? Questo è il sistema europeo, quindi il prezzo del sistema europeo, vedi che si mantiene piuttosto stabile in questa fascia fino a quando? Fino a che non arrivano gli effetti della pandemia. Qui è il 1º marzo 2020, la pandemia, diciamo, ci raggiunge proprio in quei giorni e qui di nuovo abbiamo un crollo. L'ho voluto mettere a confronto questo grafico con l'andamento del prezzo in due paesi, Nuova Zelanda e Corea del Sud, che sono stati toccati pochissimo dalla pandemia. Come vedi, il prezzo, infatti, in questi casi praticamente non ha risentito della pandemia in corso, a differenza dell'Europa. E quindi qual è il punto? Il punto è che il rischio della pandemia è far crollare di nuovo i prezzi. Fortunatamente il sistema europeo prevede un meccanismo di aggiustamento che rispetto al passato dovrebbe prevenire, evitare questo accadimento, però il rischio c'è. E se il prezzo dei permessi, quindi il prezzo che paga chi inquina è molto basso, è chiaro che ci sarà una forte ripresa dell'inquinamento quando riprenderà l'economia. Faccio vedere un ultimo grafico e poi prometto che non lo faccio vedere più, ma questo è interessante. Sono le emissioni globali di anidride carbonica, quindi a livello mondiale, dal 1960 ad oggi praticamente. E se te vedi, l'andamento è stato praticamente sempre crescente, salvo piccole interruzioni, una delle quali è questo, ma la vedi, questa minuscola interruzione è proprio in corrispondenza della crisi precedente.
però vedi che c'è stata una riduzione che a quell'anno fu nel 2009 dell'1,44%, peccato che appena si riprese l'economia le emissioni ripartirono addirittura più forti di prima, una crescita mi pare del 5%, superiore addirittura al trend precedente. Ecco, noi dovremmo cercare di evitare che succeda questo, cioè che il prezzo delle emissioni crolli e che la ripresa economica si traduca in una ripresa dell'inquinamento addirittura più forte di prima. Non ce lo possiamo permettere, secondo me. E questo è com'è possibile farlo? Com'è possibile collaborare e cooperare e evitare questa cosa? Allora, questa è una domanda molto difficile, però cerco di dare una risposta. Secondo me è necessario ripartire investendo nelle tecnologie pulite, e questo è, tra virgolette, ovvio. Quello che non è ovvio è come possiamo fare a livello di politica, cioè di politica economica, intendo dire. Però c'è qualcosa, secondo me, che dobbiamo imparare da questa pandemia, ovvero che molte cose le possiamo anche fare in maniera alternativa. Il fatto che io e te adesso stiamo parlando ne è un esempio. Io, onestamente, dal punto di vista tecnologico sono un totale ignorante, no? Però è una sfida che mi ha affascinato e quindi mi ritrovo adesso a fare la teledidattica, a partecipare alle conferenze, a organizzare conferenze online. Ecco, questo è un esempio, se vuoi, banale, però è un esempio virtuoso, perché ci permette di continuare le attività in una maniera che in qualche caso è addirittura più efficace di prima, risparmiando tutte quelle tonnellate di CO2 che sono legate ai trasporti. Ovviamente non sto dicendo che dobbiamo rimanere in casa per il resto della nostra vita, né che non dobbiamo viaggiare, che è una delle cose più belle che possiamo fare. Però non possiamo continuare a viaggiare in quel modo, continuando a inquinare in una maniera mostruosa attraverso il sistema veicolare, il sistema dei trasporti aerei. Pensa che nel sistema emission trading, cioè dei permessi di inquinamento che descrivevo prima, non è coinvolto, non è soggetto il settore trasporti. E questo, onestamente, non è corretto. Cioè dobbiamo trovare un modo per indurre i cambiamenti dei consumatori, che siamo noi, indotti appunto però dal fatto di dare un prezzo a queste attività. Cioè ci sono settori che devono essere modernizzati. A mio avviso i trasporti è uno dei più importanti, ma penso anche all'efficienza energetica, su cui ci sono grandi margini di miglioramento. Noi abbiamo bisogno di mettere in sicurezza le scuole adesso, abbiamo bisogno di investire negli ospedali, ci siamo resi conto che non eravamo pronti in tanti settori a un evento del genere, non l'avevamo neanche immaginato. Se dobbiamo investire, cerchiamo di investire in una direzione diversa dalla precedente, cioè rafforzando gli investimenti nei rinnovabili, nell'efficienza energetica. Questo già l'Europa, devo dire, l'ha posto come obiettivo del European Green Deal, no? Però l'importante è che questo lo facciamo e che questa occasione di ripartenza sia, se vuoi, uso una parola un po' grande, però un'occasione di rinascita. Mi allaccio praticamente a quello che sta dicendo, quindi praticamente dice che la cooperazione internazionale gioca un ruolo importante per la riduzione dei cambiamenti climatici. A mio avviso sì, a mio avviso assolutamente sì. È anche banale da un certo punto di vista, se vuoi, perché stiamo parlando di cambiamenti climatici, stiamo parlando di riscaldamento del pianeta, quindi di un problema globale. Pochi problemi sono globali come il clima. Purtroppo la pandemia è un problema globale, ok? Noi, a mio avviso, non usciamo da problemi globali se non troviamo soluzioni globali, cioè coordinate. Quindi cooperazione internazionale è fondamentale, ma guardalo nel caso della pandemia, no? Se ogni paese pensa solo ai propri interessi e non si cura
di ciò che accade altrove, beh, i problemi ti vengono a casa. E nel nostro caso possiamo dire che in senso letterale, non in senso metaforico. Okay? Lo stesso però vale per il cambiamento climatico, perché è un problema globale causato dalle emissioni di ogni paese. Quindi dobbiamo trovare il modo cooperativamente di affrontare la cosa, perché lo sforzo di un paese è in un certo senso vano, inutile, se gli altri non fanno altrettanto, perché ciò che conta è la quantità di emissioni in atmosfera, ok? Quindi non tanto il flusso, ma come si dice, lo stock di emissioni in atmosfera. Secondo me la cooperazione quindi è proprio alla radice delle soluzioni. E nel nostro piccolo, quando prima ti parlavo del sistema dei mercati delle emissioni, stiamo cercando di fare proprio questo, cioè io dirigo un progetto di ricerca internazionale in cui, a cui partecipa la Commissione Europea, i regolatori dei più grandi mercati delle emissioni a livello internazionale, California, Quebec, Cina, Svizzera, Nuova Zelanda, e l'obiettivo è proprio quello di cooperare, in quel caso cooperare sui mercati delle emissioni, cioè allineandoli, trovando delle caratteristiche comuni, in maniera che evitiamo che ognuno vada per la sua strada e idealmente possiamo cercare di convergere, cioè avere un prezzo delle emissioni che sia lo stesso su mercati diversi. Abbiamo una considerazione dal pubblico che mi sembra, insomma, una base di partenza. Perché c'è Konstantin Sikinava, mi perdoni se non l'ho pronunciato per bene, il quale dice: primo passo è stato fatto, stando a casa chiusi. Però noi ovviamente non potremo sempre stare a casa chiusi. Quindi abbiamo bisogno, mi corregga se sbaglio, di riprendere sì le nostre attività, ma con più consapevolezza, essendo consapevoli che c'è bisogno nel piccolo di agire per poter essere fautori di questo cambiamento, perché ce n'è bisogno, ce ne siamo resi conto. Certamente sono d'accordo con te. Il nostro obiettivo non è quello di rimanere appunto in casa chiusi, non può essere un equilibrio di lungo periodo, per usare le espressioni che usiamo noi economisti. Non è certamente una situazione desiderabile, anche se è la risposta giusta all'emergenza di breve periodo. Però noi economisti siamo fissati con la differenza tra breve e lungo periodo, no? Nel breve periodo è la risposta giusta, è la reazione immediata che serviva, e vediamo anche i frutti di questo impegno, di questo sforzo, se vuoi. Però dobbiamo stare attenti che quelli di lungo periodo, cioè la politica di lungo periodo che creiamo, non sia basata su lo stare in casa chiusi, ma riusciamo a ripartire con le nostre attività, come dicevo prima, proprio in maniera sostenibile. Il concetto di sostenibilità non prevede che noi peggioriamo le nostre condizioni e stiamo a casa chiusi, ma si chiama sviluppo sostenibile. Quindi dobbiamo avere da un lato la capacità di continuare lo sviluppo, quindi un miglioramento della nostra qualità, anche della qualità della nostra vita, dall'altro riuscire a mantenerlo del tempo. Ecco, in un certo senso io credo che stare a casa chiusi non sarebbe sostenibile, appunto, però la sostenibilità non può essere nemmeno il ritorno alle condizioni precedenti. In un certo senso, se posso lanciare una provocazione, direi che non dobbiamo tornare alla normalità. Se la normalità era quella di prima, con un degrado ambientale che continuava a crescere in maniera monotona, come si dice in termini matematici, cioè continua, beh, quello non è la normalità in un certo senso che voglio. Aggiungo una cosa, noi siamo tutti giustamente preoccupati da ciò che sta accadendo, però in realtà c'è una pandemia climatica, permettimi di usare questo termine, ogni anno che è sconosciuta o che per ora è stata in gran parte ignorata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella stessa organizzazione che adesso ascoltiamo per quanto riguarda la pandemia in corso, già da molti anni ci dice che il numero dei morti
a causa dei cambiamenti climatici e tutti gli eventi collegati al cambiamento climatico sono circa 150.000 persone all'anno. Lo erano all'inizio del millennio. Le previsioni è che raggiungano i 250.000 individui all'anno dal 2030, nel periodo 2030-2050. Praticamente sono i dati della pandemia in corso. Chiaramente nessuno vuole fare un confronto tra due situazioni che non sono confrontabili, ma quello che voglio dire è che dovremmo avere la consapevolezza, visto che tu usavi giustamente questo termine, di quali sono le conseguenze dei nostri comportamenti anche sull'altro piano. E quindi non possiamo accettare che per uscire da una cosa rientriamo nell'altra. Una domanda forse a livello italiano, diciamo, che ruolo gioca l'Italia a livello europeo nel contribuire allo sviluppo e all'applicazione di questa di questo tipo di economia ambientale e soprattutto in che modo l'Italia sta sfruttando e sta sviluppando le risorse per appunto poter aderire a questa politica ambientale? Beh, l'Italia devo dire è in Europa gioca un ruolo molto importante perché è all'avanguardia per quanto riguarda alcune tecnologie. L'innovazione tecnologica, diciamo, in Italia è uno dei fiori all'occhiello, perlomeno lo è stato fino ad ora, e dobbiamo cercare, secondo me, infatti, di continuare ad investire in questo che è un nostro vantaggio comparato. Abbiamo delle tecnologie di riduzione delle emissioni molto promettenti, già avanzate in certi casi, e abbiamo un ruolo fondamentale anche perché comunque siamo tra i maggiori produttori nel sistema. Okay? Se io guardo al sistema al mercato delle emissioni, abbiamo fatto uno studio con un collega per vedere quali sono i paesi più centrali. L'Italia non è uno dei paesi più centrali per quanto riguarda il mercato delle emissioni, lo sono molto di più, come era normale per aspettarsi, la Germania, la Francia, diciamo anche il Regno Unito, anche se a questo punto non lo possiamo più coinvolgere nelle politiche europee dopo la Brexit, però quei paesi dove i mercati finanziari sono più sviluppati erano anche degli attrattori delle attività e degli scambi dei mercati delle emissioni. Però non dobbiamo confondere la politica ambientale soltanto con i mercati delle emissioni. La politica ambientale è fatta di interventi normativi, di sussidi alle rinnovabili, di efficienza energetica, di tutta una serie di misure che appunto ci vedono attivi in primo piano. Oramai la politica ambientale è fatta più dall'Europa che dai singoli paesi, e questo a mio avviso è un bene, però ci sono ampie aree, ampi spazi in cui invece è ancora la normativa nazionale ad essere rilevante. Quindi a fronte di un mercato europeo delle emissioni, poi abbiamo invece tante problematiche dove interviene il legislatore nazionale. E quindi in questo è molto importante che l'Italia continui questo processo negli anni a venire. Quindi il messaggio che cerco di dare vale a livello, a ogni scala se vuoi, cioè una ripresa che vale, deve essere a mio avviso impostata in maniera fra virgolette verde a livello mondiale, a livello europeo e anche declinandolo a livello italiano. Abbiamo una domandona a quanto pare. Allora, Leonardo Bindi ci scrive: in questo periodo di lockdown c'è stato un notevole aumento dell'uso degli strumenti digitali. I server di una piattaforma, ex Netflix, sono comunque alimentati da cavi, rete elettrica, eccetera. Di conseguenza possiamo inquinare dal salotto di casa con il nostro PC. Dal momento che tendiamo a considerare internet come un qualcosa di immateriale, come dobbiamo rapportarci con queste aziende che vanno a formare il cosiddetto capitalismo digitale? Allora, domanda molto interessante, intelligente e anche provocatoria, a cui do una prima risposta che è in termini di dimensioni. Cioè è vero che io collegandomi con il mio PC uso
la rete elettrica e quindi uso energia. Però è anche vero che la quantità di emissioni collegata all'utilizzo del mio PC in questo momento è enormemente inferiore a quella, alla quantità di emissioni che io provoco se devo recarmi a Londra o a Parigi per parlare della stessa cosa. Ho dei dati che magari mi conservo per il prossimo intervento, Maria Laura, così è più interessante. Però, sì. Però davvero impressionante la quantità di emissioni di un volo o di un SUV rispetto all'utilizzo appunto della semplice rete elettrica. Ora, detto questo, la domanda che pone Leonardo però riguarda anche una trasformazione importante che è in prospettiva, potrebbe avvenire, quella del capitalismo digitale. Queste aziende diventeranno presumibilmente dominanti nella economia futura. E io personalmente credo che la digitalizzazione delle nostre economie non porti altro che un futuro migliore. Però è anche vero che il mercato funziona bene in condizioni di concorrenza e quindi dobbiamo tenere sotto controllo, diciamo, anche questa nuova tipologia di mercati, onde evitare che si creino dei duopoli o monopoli che trasformano l'attività del mercato. Un'ultima cosa, è vero che il mio PC consuma energia, però dipende da come produco questa energia. L'importante è quello, e allora mi riallaccio al discorso sulle rinnovabili. Se io produco energia in maniera pulita, non mi preoccupo di stare collegato al mio computer o ad altri device tutto il giorno. Il problema sorge finché continuiamo a utilizzare invece i combustibili fossili, perché allora anche in quel caso anche l'auto elettrica ovviamente non diventa più una soluzione così appetibile, perché è alla fonte che devo intervenire per ridurre, in quel caso nella produzione di energia, per ridurre le emissioni inquinanti. Allora, abbiamo un'altra domanda dal pubblico. Elena Scaccia scrive: se esistessero gli Stati Uniti d'Europa, si potrebbe agire di più anche a livello nazionale oppure dobbiamo contare sui singoli stati? Dunque, io confesso di essere un europeista della prim'ora e quindi la mia risposta probabilmente sarà influenzata da questo. Io credo che, se ho capito bene la domanda di Elena, ci debba essere un mantenimento dell'autonomia dei singoli stati all'interno dell'Europa. Non dobbiamo demandare tutto, ma è anche vero che noi abbiamo già demandato la politica monetaria, cioè abbiamo fatto quei passaggi nella direzione della cooperazione di cui parlavo prima, che ci hanno permesso di rafforzare l'Europa nel corso degli anni. Nel momento in cui demandi a livello centrale, diciamo, la politica monetaria, hai bisogno di andare avanti anche con le altre politiche. La politica ambientale ha fatto dei passi, a mio avviso, da gigante nella stessa direzione, cioè di una centralizzazione. E per quello che posso vedere, devo dire, questo è stato un bene per le politiche ambientali. Però ci manca tutta un'altra parte, ad esempio la politica fiscale. Quello di cui stiamo parlando oggi la richiesta di aiuto da parte dell'Italia, che crea le tensioni tra i singoli stati, nasce dal fatto che la politica fiscale invece non è centralizzata, cioè proprio dal fatto che non abbiamo gli Stati Uniti d'Europa. E a mio avviso dovremmo, in quell'ottica di cooperazione di cui parlavo prima, procedere in quella direzione. Allora, se non ci sono altre domande dal pubblico, io siccome siamo appunto in un progetto, siamo live grazie ad un progetto di divulgazione e credo che abbiamo veramente bisogno ognuno di noi di formarci su questo argomento così vasto e importante, lei professore che cosa ci consiglia di leggere? Un buon romanzo per distrarsi, direi. Ma al di là di questo, senti, io ora temo di essere autoreferenziale, però va bene lo stesso. Eventualmente, non so se non ho adesso questi link con me, ma ultimamente
ho scritto alcuni brevi articoli sul tema di Covid ed economia ambientale, perché ovviamente mi colpisce, come ci interessa a tutti noi in questo momento. E non so se hai la possibilità, Maria Laura, di mandarli sulla chat oppure di farli circolare successivamente. Sì, li faremo circolare tramite i nostri canali social, okay, sicuramente. Non per leggere me, ma perché in quei casi trovate anche dei riferimenti a interventi di altri colleghi a livello mondiale, per cui si è aperto questo dibattito e cerchiamo di portarlo avanti. A questo proposito, tra l'altro, la prossima settimana ho organizzato un evento online all'Istituto Universitario Europeo, diciamo, non importa dove, visto che siamo online, ma comunque un evento che coinvolge un collega indiano dal Sudafrica, dall'Europa, proprio per discutere del tema di cui discutevamo insieme oggi. E poi in anteprima ti dico che con il consiglio direttivo dell'Associazione Italiana degli Aerei, di cui parlavamo prima, abbiamo scritto una nota proprio su quella che abbiamo intitolato per una ripresa verde, e dovrebbe uscire domani o al più tardi lunedì sul sito dell'associazione, forse poi anche sui quotidiani. Quindi, diciamo, materiale di riflessione da cui partire può essere questo, e sicuramente poi ci saranno tanti altri interventi nelle settimane a seguire. Perfetto, il nostro tempo insomma è giunto al termine, io la ringrazio per essere Maria Laura, stata... posso lanciare un'ultima piccolissima cosa? Deve, certo, posso? Certo. Senti, dimmi se continui a vedere lo schermo, provo a vedere... Vediamo. Vedi lo schermo, ecco. del sì. Mio computer? Ok, sì. Perfetto. Allora, una stupidaggine, ma è un messaggio, anche un saluto che ho utilizzato in un'altra occasione, soprattutto con i miei studenti del corso, perché quest'anno, diciamo, li ho visti poco, ovviamente. In questo semestre, dopo la seconda lezione, siamo stati costretti a sospendere, quindi ci vediamo solo in maniera telematica. Ma permettimi di rilanciare il solito hashtag Io Resto a Casa, che è un segno di cooperazione internazionale in questo momento, ma anche di, come posso dire, di tradurlo in un messaggio molto più senese, molto più toscano, e come si dice in Toscana, noi un si molla, per dire che non intendiamo mollare, e così anche Unisì non molla, perché come vedete da queste attività, giusto, la nostra intenzione è proprio quella di essere presente e di continuare a essere con voi sempre. Poi, per chi avesse interesse, questi sono i miei riferimenti. Dato che sono comunque a casa, mi potete contattare. Professore, guardi, sono arrivate all'ultimo momento due domande che mi sembra importante porle. Allora, partiamo con la prima, che è Konstantin Sikivana. Ci sono risorse economiche con gli sforzi nelle politiche ecologiche o sono su due pini diversi? Aspetta un attimo, perché il bello della diretta, eccoci, adesso la leggo. Ah, ecco, perfetto. Riesci a leggerla la domanda? Sì, piani, esatto, ok, scusa, stavo cercando di capire che cosa dicesse la domanda. Ci sono risorse con gli sforzi? Il nuovo Green Deal europeo vuole canalizzare le risorse proprio verso le politiche ambientali. Questo era pre-Covid. L'impegno deve essere quello di mantenere quella direzione, cioè tenere fede a quell'impegno preso, chiaramente compatibilmente con la nuova situazione, però le risorse economiche erano proprio destinate alle politiche ambientali, da qui la mia considerazione. Usiamo quelle risorse per ripartire adesso dalla fase 2, fase 3, quelle che saranno, insomma, per far ripartire l'economia. Abbiamo la seconda domanda di Alessio Castagnoli.
Allora, nel mondo della ricerca spesso i congressi internazionali permettono, oltre alla semplice condivisione dei risultati e quindi l'arricchimento culturale e l'avanzamento della ricerca in un particolare campo, la creazione di legami personali e collegamenti tra gruppi di ricerca che spesso permettono la creazione di gruppi di lavoro internazionale con un notevole ampliamento dei punti di vista e talvolta una maggiore produttività dell'attività di ricerca. Procedendo nella direzione dello smart working, penso, e io purtroppo non riesco a leggerla tutta, non so se riusciamo a leggerla tutta, comunque penso sia, insomma, almeno credo, una considerazione, sì, purtroppo mi dicono dalla regia, perché abbiamo una regia che salutiamo, che la domanda è troppo lunga e quindi non si legge. Comunque io ringrazio per la condivisione. Credo di aver colto però quello che voleva dire Alessio, cioè giustamente lui dice ok, siamo a casa, smart working, tutto bene, ma noi ci perdiamo tutta quella ricchezza dell'interazione personale, diciamo, no? Vis-à-vis. E certamente sono d'accordo, però è anche vero che io ho notato, avendo imparato in questo momento a utilizzare le tecnologie, che molti brainstorming, molti incontri che, diciamo, lanciano nuovi progetti, onestamente le possiamo anche fare attraverso il video. Poi, ripeto, non ho intenzione di stare qui per sempre, non è il mio desiderio, però la tecnologia ci permette, a mio avviso, di fare molto di più di quello, almeno che io pensavo fosse possibile. In questo momento confesso che sto lavorando quanto non ho mai lavorato in vita mia, proprio perché questa efficacia dello strumento permette di lavorare di più e quindi la quantità di progetti, il cumulo sta aumentando, però è anche un messaggio di speranza in un certo senso. Poi ciò detto, condivido il fatto che ci sono delle esternalità positive, sempre per usare il termine esternalità, dall'incontro personale, che poi vanno anche al di là della cosiddetta produttività, no? Cioè l'aspetto umano che ovviamente ci manca in questo momento e che speriamo di recuperare il prima possibile. Perfetto, vedo che a questo punto non ci sono più domande. Io quindi, riprendendo i suoi tre bellissimi hashtag, andrà tutto bene, un si molla e un si non molla. Io la saluto e la ringrazio ancora per essere stato qui con noi oggi pomeriggio e ringrazio il pubblico da casa, ringrazio ovviamente l'Università di Siena, Usiena Campus, Euredio e Ciclomaggio per la collaborazione e la creazione di questo bellissimo progetto e noi ci vediamo domani sempre alle 17, sempre sul canale di Unisiena. Buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Ciao Maria Laura, grazie. Ciao a tutti.